can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. And when I hit that dip, get your camera. You can see even that bitch shit's a tamper. In the DM that young sister beacon. The bitch who wants to compete. And I can freak a fit that pump with the peep. And you know what your bitch become when her weeping. I just wanna sip that punch with your peeps. And sit in that lunch if you're treating. Kick it with your bitch who come from Parisian. She know where to get mine from in the season. Now she wanna lick my plum in the evening. And flip that tongue to deepen. I guess that cunt get any in. 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 Il sindaco ha molte incombenze, ma non ancora organizzare i matrimoni, però sicuramente promuovere la qualità. Quindi se qui ci sono operatori che dal campo del banqueting al campo dell'organizzazione di cerimonie puntano sulla qualità, noi dobbiamo far sentire che questo è un terreno favorevole e dare una mano a chiunque per organizzare questi eventi. L'anno scorso la Puglia ha fatto un'esplosione straordinaria proprio con l'organizzazione dei matrimoni, con grandi eventi. Io vorrei ripetere quello che hanno fatto in Puglia e anche superarli, perché mi fa piacere che ci sia competizione anche tra di noi e anche tra i territori. Sindaco, ma lei si risposerebbe?
Sì, sto organizzando il mio secondo matrimonio e quindi sono pronto a andare a curiosare e a vedere come si stanno organizzando per scegliere il meglio del meglio. Il secondo matrimonio sarà una cerimonia molto semplice per pochi, non posso naturalmente rompere questa tradizione, ma lo farò con gioia e con entusiasmo. Senta, la sua canzone d'amore preferita? Beh, in questo momento la canzone in assoluto che mi piace di più è La vita è bella. Non so se è una canzone d'amore, ma è una canzone così piena di ottimismo e di gioia di vivere che secondo me è una canzone dedicata a tutti coloro i quali amano qualcosa e amano qualcuno. Grazie. Onorevole Salvo Pogliese, quanto è importante il settore del wedding, dell'economia? È molto importante, è importante il settore fieristico nel suo complesso, il settore del wedding in particolare, per il grande potere di incidenza che ha anche il brand Sicilia, anche all'interno di questo comparto. Sono sempre di più i matrimoni che vengono celebrati come location all'interno del nostro territorio da parte di chi non è siciliano e da parte di chi in grande maggioranza è straniero. La Sicilia ha eccezionali potenzialità dal punto di vista turistico, ha eccezionali potenzialità anche in questo settore. L'evento che oggi formalmente viene inaugurato è uno degli eventi più importanti a livello nazionale, ha superato i confini territoriali della nostra regione grazie alle capacità professionali di Expo, grazie all'esperienza maturata in questi oltre 10 anni, e quindi credo che Expo vada certamente il plauso delle istituzioni. Si risposerebbe? No, ho già trovato la mia anima gemella e quindi non avrò più la difficoltà nella scelta, sono felice di vivere questa esperienza accanto a mia moglie e quello sarà ormai il mio futuro fino all'ultimo dei miei giorni. Qual è la sua canzone d'amore preferita? Questo piccolo grande amore. Grazie.
Sebi Sorbello parliamo di catering. Quali sono le nuove tendenze? Ma la tendenza nuova del catering è quello di cucire addosso agli sposi le loro esigenze, ma con l'esperienza e col know-how di un cuoco che giornalmente si confronta col territorio, con gli ingredienti. Quindi la ricetta segreta per un catering riuscito è proprio quello della sapere quello che è il proprio territorio, la propria stagionalità, ma soprattutto quello che gradiscono gli sposi. Qual è l'errore da non fare? L'errore da non fare è quello di fare dei catering, dei matrimoni che siano l'uno uguale all'altro. Ogni evento deve essere differente, deve creare sempre un'emozione. Se un cuoco, se un ristoratore non si emoziona ad ogni servizio che fa, ha smesso di fare il cuoco e il ristoratore. Sarà un matrimonificio e non è quello che si vuole dare ai nostri sposi. Sebi, sei sposato? Io sono sposato, assolutamente sì. È un passo che rifaresti nella tua vita? È un passo che rifarei tutti i giorni della mia vita, sia perché è una famiglia splendida, sia perché per me fare festa è una cosa bellissima che faccio da piccolissimo e voglio continuare a fare nel resto della mia vita. C'è una canzone d'amore? Ma sicuramente la mia infanzia è cresciuta insieme a Claudio Baglioni. Avrai mille giorni di te e di me sono le canzoni che hanno... La cantiamo? La cantiamo un po' meglio, lasciamo stare. Preferisco padelle e pentole che microfono per cantare. Grazie. A voi.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by. If you smile through your fear and sorrow,